Mancano pochi giorni al Natale a Castelletto d'Orba. Che cosa si farà per celebrare questa importante festività? Ma intanto buongiorno a tutti. Al di là di tutto, quest'anno per l'8 dicembre mettiamo le luminarie come tutti gli anni. E poi devo dire che le associazioni si sono mosse perché vedi il Circo San Maurizio che il 17 fa una serata con i ragazzi, no, i bambini e non solo, anche per gli adulti. Poi il 21 nella chiesa di San Lorenzo. I ragazzi delle scuole medie, della scuola secondaria, fanno canti natalizi, poesie e dopo all'uscita, alle 21 questo, all'uscita ci sarà a cura dell'associazione Insieme per Castelletto, cioccolata calda, vin brûlé e i zampognari, ecco, una sera proprio dedicata al Natale. E poi al 24. Ci sono 4-5 persone che da anni portano avanti un'iniziativa con i bambini più piccoli per una recita sempre nella chiesa di San Lorenzo, aspettando il Natale, ecco, diciamo, i bambini, il teatro dei bambini, che sono le cose più belle quando i nostri piccoli, perché sono ingenui, è la cosa più bella vedere i bambini naturali, perché poi si rovinano crescendo, ma da piccoli sono belli. E poi le varie frazioni, Bozzolina si attrezza con gli gnomi. San Rocco fanno un bel presepe, i crebini, cioè, diciamo che Natale è ancora sentito, è una di quelle feste che fortunatamente è meno industriale delle altre, rimane naturale.